ormai questo è il quarto anno che passo qua. È anche un modo di esprimere una propria protesta personale su una esagerazione che sono le tasse italiane. Una legislatura da parlamentare in Forza Italia e 12 anni da direttore in Rai. Oggi Fabrizio Del Noce è uno dei tanti pensionati italiani che si godono i vantaggi fiscali della pensione a Lisbona, in Portogallo. Questa casa ha due piani. Due piani, sì, sì. E quante camere da letto ha? Beh, teoricamente è solo questa. Cioè, non... E questa è la vista che lei ha sul piano centro della città? Praticamente sulla città che conta, no? Chanel è lì, Vuitton è poco più in là, Patek Philippe, Rolex. E lei questa casa qui l'ha trovata subito appena arrivato qui? In due giorni, tre giorni, vista, presa, al volo. Tre anni fa crollava sta città. È cresciuta l'economia portoghese anche grazie ai pensionati di tutta Europa? Soprattutto, che sono soprattutto grazie a noi. In Italia quanto pagherebbe di tasse? Quasi il 70% in Italia. E invece qui? Qui poco, si può parlare di un 4-5%. Di pensione ho preso qualcosa meno del 50% di quello che guadagnavo di stipendio. Meno del 50%? Meno del 50%. Questo al diciamo netto... Come lordo? Come lordo, sì. La cifra gliela posso chiedere? No. Non preferisco non dirmelo. Si parla di pensioni d'oro, ma c'erano anche stipendi alti sui quali si versavano fior di contributi. Io ho guadagnato tanto per tanti anni, quindi i contributi ne ho versati tanti. L'ultimo compenso come direttore Rai Fiction era di 400.000 euro l'anno. Alla scadenza Del Noce aveva concordato una buona uscita pari a 30 mesi di stipendio, su cui è ancora in causa. Si tratta di un milione di euro, quindi insomma si siamo, più di un milione di euro che le dovrebbe dare la RAI. Sì. Io ho sempre fatto tutto con strette di mano, tutta la mia vita anche da direttore. Viceversa io sono stato vittima di una stretta di mano di un direttore generale che poi non l'ha rispettata. La televisione italiana qui dal Portogallo la vede ancora? Un po', guardo ancora qualcosa di Rai 1 con molta delusione, perché vedo che dopo quasi 9 anni che io ho lasciato Rai 1 i programmi di successo sono tutti miei. Cioè, se io avessi fatto gli ascolti che fa Domenica Oggi, ma mi appendevano al cavallo. Al cavallo di Viale Mazzini? Sì, esatto. Dunque, Martini. Lei, diciamo, qui dentro casa cucina poco. Ma bevo molto. Quali sono, diciamo, le cose che beve più spesso, i cocktail che prepara più spesso? Negroni, gin and tonic, mojito, margherita, Manhattan. Le sa preparare tutti? Sì. Tutto memoria, ho 40 anni di esperienza in materia. Per esempio a casa di De Benedetti, il mio carissimo amico, vengo sempre incaricato di preparare cocktail a richiesta, perché specialmente in barca. Il Berlusconi? No, non bevo assolutamente il cocktail, solo vino. Prego. Berlusconi un po' che non lo sento, perché è diventato molto stretto il cerchio intorno a lui, non è più facile come prima parlargli. Sento Salvini, per esempio, frequentemente. Ma ci picchia, forte. A me non ha mai fatto male. Buongiorno, obrigado. Qual è il titolo oggi del Corriere? Corriere vince il centrodestra, PD in crisi. Come si ricorda il suo arrivo in Parlamento? Parlamentare in Ferrari la chiamavano anche. Vabbè, quelle lì sono state ingenuità che non rifarei. Non rifarei. Avrei potuto tranquillamente avere una Ferrari, ma avrei dovuto usarla in una maniera molto diversa. Tra l'altro, quando sei molto più giovane, la Ferrari serve anche come si può dire... Per rimorchiare. Diciamola così. Ha funzionato comunque, almeno per rimorchiare? Ma io non devo dire onestamente che... poi dicevano pure che ero gay, non so perché, mai stato nella mia vita, nulla contro i gay. Devo dire, io con le donne fortunatamente ho sempre avuto un buon rapporto quando non ero... Con o senza Ferrari. Ragazzo, sì, assolutamente. Oyster, oyster che vi piacciono, 6-6 each. E
qui lei frequenta altri pensionati italiani, altri colleghi? Sì, beh, alcuni sì, Mazza per esempio, lei, quello che è stato direttore del TG2 e poi il mio successore a Rai 1. Ah, anche lui si è trasferito qua in pensionato? Sì. Se la richiamassero sarebbe più disposto a tornare in Rai o in politica? L'uno e l'altro, ma dipende a che condizioni. La Rai è a un punto di disastro che non avrei mai potuto immaginare che potesse toccare. Vive ancora sulla vita di due o tre conduttori e sui programmi miei. È chiaro che se ti danno le condizioni per poter rimetterle in piedi potrebbe anche essere una sfida interessante. Anche in politica non bisogna pensare che i deputati siano quelli che disegnano la banda Casaleggio con i 5 Stelle. Disoccupati che vengono tirati fuori dai Twitter dicono no, quello no. Se si candidasse pensa che potrebbe avere i voti per essere eletto in Parlamento? Beh, già successo, perché non dovrebbe. Come nel 94 d'improvviso è successo. Non si sente già rottamato? Personalmente no, e poi mai accetterei questa definizione, perché chi ha vissuto onestamente una propria vita non merita di essere definito in questo modo. Solo Renzi può fare una cosa di questo genere.